Ciao a tutti amici, benvenuti in questa puntata nuova di Lezioni dall'auto. Oggi parliamo ancora di YouTube e di tag, però oggi affronteremo l'argomento dello scandalo successo praticamente in questi giorni per via di alcune persone che avrebbero messo i tag ISIS attentato a Parigi per uscire di più su YouTube, no? Perché te nella tua mente bacata, se te metti nel tag ISIS Parigi e c'hai un video anche cosa c'ho dentro la borsa, cose dall'iPhone, esce il tuo video. È la stronzata, perché YouTube non è che basta che metti un tag ed esci. Non c'entra un cavolo, perché se diciamo qualcosa al limite funzionerà, ma non è che metti ISIS attentato e esce il tuo video davanti a tutti gli altri. Perché YouTube è un po' come un sito web, no? Ci vuole un sacco di visitatori, ci vuole un sacco, magari siccome YouTube è di Google, magari alla fine loro attuano le stesse regole di un sito web. Quindi il sito web, sappiamo che il dominio, l'età di un dominio è importante, quindi se hai aperto un sito web da un giorno, no, anche se c'hai dei contenuti stratosferici, c'è Donald Trump si spoglia nudo e te c'hai l'esclusiva, almeno il primo giorno lo googli, nessuno te lo caga, poi il secondo giorno te lo linkano in 50.000 persone, allora sì. Quindi vabbè, però i link, anche l'età del dominio, un dominio di 10 anni è meglio di un dominio di un anno, un sacco di cose. Ad esempio, per fare un esempio, io ho aperto il canale mio con Marta Show America pensando, vabbè, lì metto solo video inglesi, intanto vabbè, basta che ci metti le keyword giuste, ci metti il titolo giusto. Oi, non lo caga nessuno! Adesso non dico voi amici pubblico, io dico proprio nelle ricerche. Oi, niente. Tanto per fare un esempio, l'altro giorno, come ve l'ho già raccontato, guardando Google Trend, che le keyword più cercate di Google del momento erano gli sconti di Walmart per il Thanksgiving, Black Friday, che è praticamente venerdì questo, no? Allora ho detto, vabbè, facciamo che faccio un video con queste qua. Praticamente ho dovuto scaricare 32 pagine. Un attimo amici. Now you're talking. Ho dovuto scaricare 32 singole pagine, rincollarle in Photoshop, lavoro certosino non da poco, ci ho messo almeno 12 minuti. Poi le ho montate in Final Cut Pro, ci ho cercato la musica, un lavorino che ci ho messo più di un'ora, no? Niente di che, per noi amici, noi che sappiamo tutto, noi che beviamo il caffè in questi bellissimi coffee cup della Canon similari, molto bello. Non c'è problema, no? Allora metto un amico Mac Dash, ho detto, che abruzzola questa qua, fa il botto. Allora, dalla settimana scorsa, non so, mi sa due settimane fa l'ho messo, a oggi 86 visite. Allora io già dopo un paio di giorni, visto che faceva cagare come visualizzazione, ho detto, aspetta, lo scarico e lo rimetto su Mirko Jax. Adesso siamo già a 2005. Però diciamo 2005 non è tanto, perché anche Mirko Jax fa quello che può. Però giusto per far vedere, stesse identiche keyword, stesse identiche titolo su Mirko e Marta Show, 86 visite. E poi ho fatto canale solo inglese, quindi teoricamente dovrebbe essere venire fuori di più, no? E invece questo qua Mirko Jax è anche tutto settato in italiano, tutto italiano, no? Niente, non c'è. Fatto sta, allora, ritornando alla discorso, ritornando alla notizia, c'era sta qui una certa Chiara, beep, non so, no, a parte perché non mi ricordo manco come si chiama il nome. Lei fa robe di donne, borse, cosa c'ho dentro la borsa, ma chi se ne frega, minchia, che c'è le fonte, facci vedere l'iPhone, facci vedere qualcosa, no? Allora, cosa c'ho dentro la borsa, no? Però qualcuno ha fatto notare che tra le sue keywords di YouTube, cosa che YouTube una volta aveva le keyword pubbliche a tutti, poi un bel giorno gli è girata l'elica e le ha messe private, cioè le ha messe diciamo nascoste,
però sono praticamente nel source code della pagina web, no? Quindi se voi avete pazienza di guardare il source code, le potete vedere, ma è un casino, non ve lo sconsiglio, no? È un casino trovarle. Altrimenti vi installate qualche estensione di Chrome, ad esempio l'avevo detta l'altra volta, VIQ, che ti fa vedere le keyword, bellissimo. Poi tra l'altro la funzione meravigliosa è che con la pressione di un tastino te le copia tutte. Quindi io quando faccio un video vado su YouTube, cerco quello che devo fare, vedo le loro keyword, le copio tutte, tranne ovviamente canale iPhone Review Italia, quello togliere, però metto Mirko Jax, così. Vabbè, non è che lo faccio perché lo faccio anche perché non ci voglio iscrivere, due palle, perché poi sono sempre le stesse cose. Recensione iPhone app, recensione iPhone 6 app, recensionità, allora per non riscriverle, soprattutto non che non le sappia fare da me, non è che non ho voglia di riscriverle, non è che io vado nei video famosi, copio le loro keyword e le metto nel mio, copio il loro nome, ad esempio qualcuno stamattina l'ho postato su Facebook, ho oscurato un po' tutto, quindi non si capisce chi è, non si capisce assolutamente chi è. Poi continua, io me lo ricordo che l'aveva già fatto in passato, a mettere nelle sue tag, diciamo che io le chiamo keyword ma sono i tag di YouTube, Mirko Jax. Poi vabbè, ci mette anche il clean makeup, non so, vorrà fare qualche, non so, vuole fare un makeup, un video di makeup. Poi vabbè, mette Lambenedetto, mette Germania, un video che parla, gli americani mangiano male, cosa c'entra Lambenedetto, cosa c'entra Germania? Boh. Il trucco, diciamo che il trucco potrebbe funzionare, però non è che funziona, non è che le metti, uno cerca Lambenedetto, viene fuori il tuo video. Comunque poi stupidamente magari qualcuno potrebbe dire no, guarda che funziona. Evidentemente te amico, sei andato a vedere Lambenedetto, no, sei andato a vedere questo tizio che non faremo il nome, però e vai a vedere anche Lambenedetto, allora te vai sulla pagina a vedere un suo video e casualmente a destra ti viene i video di Lambenedetto, ma non perché c'ha i suoi tag dentro, è perché sei andato a vedere anche i suoi, allora YouTube si ricorda cosa hai visto e te li fa vedere, quindi non c'è tempo. Allora praticamente questa qua è successo un putiferio perché ha detto ma scusa, hai messo ISIS e che vendi le borse, attentato. Allora, punto uno, non è vietato, si può fare, è solo una questione così un po' etica, no? Punto due, secondo me non lo so, secondo me lei ovviamente ha detto non è vero, non sono stato io, classica scusa, è uscita fuori, mi hanno hackerato l'account. A parte il fatto che quando uno ti hackera l'account di solito, non è detto, non è detto perché magari non vuole fartelo sapere, però di solito ti cambia anche la password così te non ti puoi più loggare, però magari ti potrebbero hackerare l'account di soppiatto, però non lo so. Allora questo è quanto, no? Allora lei ha detto ma non ho creato l'account, e questa avendo detto ma non ho creato l'account vuol dire che non è vero, insomma, potevi raccontare un'altra balla, potevi dire ma dai una photoshoppata, che secondo me era la scusa più plausibile, cioè tutti sono bravi a fare una photoshoppata come si è visto lì, no? E quindi queste qua, vabbè, potrebbe essere veramente che gli hanno creato l'account per poi fare la photoshoppata e avere le prove, perché ok, tutti sono bravi a fare la photoshoppata, ma se poi vai a vedere e questa non li ha, allora è una photoshoppata proprio shoppata, invece non hai le prove, no? Non lo so, diciamo che può averlo anche fatto, ma alla fine è una stronzata, perché se lei fa video da tanto, e li fa da tanto, perché i suoi video hanno una media di 30.000 visualizzazioni, a ogni video c'ha 20.000 visualizzazioni, avrà ormai capito che non è che basta che metti ISIS attentato Parigi per aumentare le visite a un video, no? Secondo me è così. Fatto sta che comunque c'è molta gente che usa questi stratagemmi
Adesso facciamo nome e cognome. Allora, te, capelli biondi, riccioluti, parla inglese, si chiama Fairy Chair. Allora, è quella giapponese che fa i video ASMR, bellissimo, il video del dentista. Hello, hello, welcome, welcome. Oggi abbiamo tutti i nostri servizi sono absoluti free. Vabbè, non la conoscete. Comunque, vado a sta che lei fa gli ASMR e in tutti i suoi video praticamente sono i tag di tutti gli altri che fanno ASMR. Quindi il primo tag c'è gente whispering, c'è Mero Rift, c'è Massaggi ASMR, c'è MM Show ASMR, Mirko Jax. Insomma, lei non ha tag inerenti al video che fa, c'ha solo praticamente i nomi degli altri persone famose di YouTube. Però c'è da dire che lei è anche abbastanza famosa, perché le visualizzazioni le ha. Pensa a te! Che se vi siete persi la puntata scorsa che parlavo dei tag di YouTube, almeno, ed è, diciamo, scoppiazzando come si fanno le keyword sui siti web, praticamente non dovete, diciamo che nessuno sa esattamente cosa vuole YouTube, però dicono che non dovete mettere keyword singole, tipo iPhone, virgola, quella è una keyword, recessione, quella è una keyword, app, quella è una keyword, queste keyword separate, dovete fare delle frasi tipo iPhone recensione Italia, perché se uno su YouTube cerca iPhone recensione Italia e anche in quell'ordine, il tuo video ha molta probabilità che esca. Però per il discorso che ho fatto prima, popolarità del tuo canale, magari non c'è. E questo è quanto per i tag, YouTube tag. Io nei miei tag adesso, non in tutti, anzi, da oggi metto nei settaggi di default di YouTube, metto a stronzo che minchia guardi. Perché quando l'altra volta, anzi, su questo lo metterò, vabbè, ve l'ho detto, però l'altro che avevo fatto sul tag avevo proprio fatto così e uno ha detto ah! Si è messo a ridere. A stronzo che minchia che mi aspetta, formuliamo bene cosa scrivere, allora. A stronzo punto esclamativo e quello ci sta. Vai a copiare i tag altrui. Eccola a fare ridere, no? E basta. Parliamo un'altra funzione nuova che ha messo YouTube, che è la funzione di translation, che è sinceramente una funzione molto bellina, perché praticamente adesso è apparso un nuovo tab translation quando caricate un video. Non so se ve lo dà a voi, a persone che non hanno il partnership, forse, non lo so, bisogna, se voi non avete la partnership, cosa che ormai la danno tutti, non c'è più problema, magari non lo vedete. Comunque, vado sta che quando carichi un video c'hai tutti i tuoi tab, c'è le basic information, c'hai questo e quest'altro, e c'è translation. Praticamente funziona che metti il tuo titolo in italiano e senti la lingua italiana, poi gli dici voglio fare la traduzione in inglese, allora metti il titolo del video in inglese, metti la descrizione in inglese, peccato che non puoi mettere anche i tag in inglese, e questo è molto bello. Come funziona? Funziona, da quello che ho capito, funziona con la lingua che hai settato nel tuo sistema operativo. Perché ad esempio io, dopo che ho fatto sta cosa, infatti poi mi è venuto uno spauracchio perché mi veniva sempre solo il video in inglese, praticamente andando sul mio video che era quello di Ritorno al Futuro, tra l'altro l'ho fatto in 60 fotogrammi al secondo, una qualità eccezionale, bellissima, adesso se posso li farò sempre così, allora mi veniva sempre l'inglese, cara, l'ho messo, poi non tanto quello, ma tutti i link di Amazon, i link di Amazon sparati, avevo messo tutti in italiano, no? C'è un lavorone, perché devi sempre fare un sacco, no? Poi dopo gli ho detto, allora vabbè, fammi vedere a me, allora mi sono installato il programmino Tunnel Bear, moltobello.com, diciamo ci sono anche un'estensione per Firefox, che non mi ricordo come si chiama, gratis. Però Tunnel Bear funziona bellino, programmino. Serve per cambiarti l'IP
Insomma, in semplice spiegazione semplice, cambia l'IP e ti mette uno stato di quello che vuoi, no? Quindi praticamente ti modifica l'IP, ti fa sembrare che te stai navigando dall'Italia, no? Allora, o da un altro paese. Allora ho messo Italia, sono andato a vedere il mio video sempre in inglese. Allora dopo gli ho detto a Marta, te che c'hai il MacBook installato in italiano, vacci. E infatti a lei gli viene in italiano. Evidentemente YouTube non guarda proprio la provenienza dell'IP, cosa che diciamo che c'ha anche una sua logica, perché se te sei uno spagnolo, no, che sta negli Stati Uniti, allora dice Stati Uniti inglese, no? Invece lui guarda il tuo browser, vede che lingua hai setupto. Questa cosa si chiama localizzazione. E allora ve lo dà così. La cosa bella, allora, diciamo che poi il video in sé è sempre in italiano o in inglese, nella lingua originaria. Però, cosa che farò presto, i sottotitoli. Potete inserire i sottotitoli, cosa che non ho mai fatto. Però ho visto che molti li fanno, allora li faccio anch'io. Poi vabbè, alcuni manuali di YouTube dicono che i sottotitoli possono aiutare a far capire a YouTube cos'è il video, cosa parla il video, e quindi sono sempre keywords, sono sempre cose che possono aiutarti a mettere banner che ti fanno guadagnare più soldi. Quindi diciamo che teoricamente dovresti fare anche i sottotitoli in italiano, ma due palle. Però sottotitoli in inglese potrebbe darsi che magari li faccio, perché no. Sinceramente non c'ho voglia di rifare il video in inglese o ridoppiarlo, due palle. Però fare sottotitoli. Fatto sta che però la cosa bella è che un americano vede il, cioè cerca, che so, mi sembra che l'ho fatto per Ritorno al Futuro, l'overboard, no? Cerca l'overboard in inglese e trova il mio video, anche se originariamente era in italiano. Poi sotto ci sono i link di Amazon.com. Però se va, se è italiano e abita Little Italy a New York e ha il settato, cioè il sistema operativo settato in italiano, lo vedi in italiano. Quindi la funzione è bella, mi piace. Spero che non la rimuoveranno subito, perché YouTube, come Facebook, mette cose e poi le toglie. Ma vaffanculo. Allora, a me mi sta sulle palle che Facebook rimuove, a volte lo mette, poi lo toglie, lo mette, lo toglie, i quiz. Cioè i quiz che puoi fare alle persone, tipo che video volete fare, che video volete vedere, e metti le opzioni. A volte c'è, a volte non c'è, a volte lo toglie, non lo so. E questo è quanto, Quindi questa funzione ve la consiglio, io ci guarderò. È molto bello, molto bello. E questo è quanto. Adesso mi sentirò, oggi mi sento al lavoro, anzi innanzitutto facciamo gli auguri di compleanno a Lucy, che oggi compie 41 anni, bravissima! Ogni riferimento è puramente casuale. Praticamente l'Australopithecus, che fu scoperto in Etiopia nel 74, oggi compie 41 anni, e quindi ha 3.200.000 e 41 anni, vai! Certo che li porta bene, eh? Ciao, faccia da scimmia. E giù con me. Poi, ieri mi hanno fatto venire la pulce, allora mi sono iscritto a Audible.com, che è un sito che è di Amazon, che serve per sentire gli audiolibri. E con mia grande sorpresa ho scoperto che ci sono anche audiolibri in italiano. Allora c'ho il trial, cioè non so quanti trial ho fatto in quest'anno, 50. Allora c'ho il trial, al momento c'ho ancora il trial di Gamefly.com per affittare i giochi della Play. E poi adesso c'ho il trial di questo. Allora mi sono scaricato che mi ha messo la pulce, che siccome c'è Amazon che ha tirato fuori sto telefilm che i nazisti avevano vinto la guerra, che poi Amazon New York, bellissima, ha fatto, adesso non c'entra più su YouTube, se volete cambiare canale cambiate, però questo è molto interessante. E poi state con noi fino alla fine, che ci saranno gli incontri domenicali con i fedeli, i parrocchiani sono. Allora, no? Praticamente Amazon ha tirato fuori sto telefilm sulla base di un libro di Philip K. Dick,
che noi lettori di libri molto afferrati lo chiamiamo PKD. Sì, è un PKD che si chiama Fatherland, praticamente che in italiano è tradotta la svastica del sole sul sole. Allora, praticamente ho scaricato la svastica sul sole. Una cagata pazzesca, ma dai! Catalina Cosa, bellissimo, il libro più bello. Allora, sarà bello per te perché ti piace il Giappone, perché Mr. Kurosaka e questo e quest'altro, ma chi se ne frega? Poi a me proprio i libri, questi qua di fiction non mi piacciono. Stai lì, attaccato a un libro 3 giorni, 10 giorni e poi non è manco una storia vera. Allora, vabbè, l'ho scaricato e se lo sentirò, però fa cagare. Cioè, fa cagare, dai, Philips, fai cagare, ma che scrittore sei? Almeno mettici un mostro, qualcosa, un Stephen King. Comunque Amazon, per promuovere questo telefilm qua, aveva messo nella metropolitana di New York tutte immagini di nazismo, no? Proprio tipo le sedie con la bandiera, perché poi nel film c'è la bandiera americana con la svastica, no? Quindi aveva messo, non ha messo quella la svastica così, però ha messo la bandiera americana, ha messo l'aquila dei nazisti e sotto invece della svastica ci ha messo una croce, giusto per stare un po' più soft. Poi ha messo tutti i poster nazisti, così, simil nazisti, però tutti si sono arrabbiati e adesso l'ha tolto. Invece era bello, perché praticamente faceva, diciamo che sì, non si scherza su queste cose, però era bello perché ti faceva entrare nel telefilm praticamente, no? Era strabello, ma l'hanno tolto. Allora mi sono scritto, ho scaricato quello, poi ho scaricato un libro che volevo sentire, che però non ero sicuro, comunque l'ho scaricato ed è No Place to Hide. No Place to Hide, non lo so, quello di Edward Snowden, che era quel ragazzo che lavorava dentro servizi segreti americani, CIA, non lo so, che a un certo punto dà tutte le informazioni pubbliche. Allora vengono fuori dati quali gli Stati Uniti che riuscivano a controllare tutti i cellulari, non so, iPhone no, Android, Android, se siete un terrorista non comprate mai Android. Comunque, cioè, bastava, avevano tipo, voglio sentire le comunicazioni, cosa stanno dicendo, tac, così, come, non lo so come, c'è un sacco di cose, comunque sono ancora all'inizio. Allora, veramente non ce l'ho.